dare un servizio alle persone che in questo momento possono essere in difficoltà perché sono sole, possono essere in difficoltà perché non riescono ad ottenere i servizi necessari alla vita e possono essere molto preoccupate perché nel caso in cui debbano tornare a lavorare e non riescono a risolvere il tema e la questione, si trovano veramente nell'impossibilità di trovare soluzioni. Ottobre erano addirittura 450. Siamo arrivati a 213 più o meno venerdì, siamo attorno ai 200, potrebbero essere oggi dai 200 ai 230, diciamo. L'attività parte con una collaborazione che oramai è consolidata con la SUGI, il Dipartimento di Prevenzione, e potrebbe essere che nel corso della telefonata qualche persona chieda qualcosa proprio di tecnico, di sanitario specifico, e i nostri riceveranno le richieste, e poi una volta acquisite le informazioni le forniranno richiamando e facendo un ulteriore servizio, perché evidentemente la telefonata si concentrerà soprattutto, come dicevi, sugli aspetti sociali. Ah, buongiorno signora Loredana. Buongiorno, sono il sindaco. Buongiorno. Anche per me, signora, come sta? Posso metterla in viva voce, signora, così visto che... Ecco, allora, vediamo qua la viva voce, se c'è, perché sa che i potenti mezzi del comune, non è che Sì, se... appunto. Ah, la sento, la sento. Allora, intanto siamo così molto anche contenti di sentirla così bene. Mi diceva che ha un po' di raffreddore. Ecco, noi Sì, ho un facciamo... po' di raffreddore. Ho avuto 2 giorni così, un po' di tosse, qualche rima di febbre e perdura solo il raffreddore, basta, non ho altro. Non ho perso né l'olfatto né il gusto. Sono sfossata, quello sì, stanchissima, Stanca. sfossatissima e basta, del resto è anche inappetente, direi. Anche Del inappetente. resto, sì, del resto sto bene, diciamo, Senta, ma ecco. lei è da solo oppure lei ha una famiglia? Sola, no, io sono sola e i miei figli sono ognuno nella propria casa, io sono sola, sì. Ecco, ma allora ha bisogno di qualcosa? Riesce a gestire la spesa, il rapporto, diciamo, con l'esterno, o ha No, bisogno? fortunatamente io ho il congelatore molto ben fornito Brava e quindi signora! per la verdura e la frutta. L'altro giorno è venuta la mia consuocera a mettermi fuori la porta, da Gorizia è venuta, povera. Ecco, Ecco. lei sa che abbiamo la possibilità, abbiamo messo anche sul nostro portale l'elenco dei negozi che le possono portare eventualmente le cose a casa, quelle di cui ha bisogno. Sì, mi aveva avvisato mia figlia, ecco sì, ma per il momento sono a posto, nel caso avessi bisogno senz'altro mi rivolgerò a voi, Ok, ecco. senta, ancora 2 cose le chiedo. È riuscita a interagire col suo medico di medicina generale? Ha avuto qualche problema oppure l'ha sentito? Allora, fortunatamente, perché è difficilissimo mettersi in contatto col mio medico di base, fortunatamente, quando mi hanno detto che sono positiva, sono riuscita a parlare con lui, mi ha detto che sarei stata contattata per il tampone che devo fare il 1° di febbraio. Niente, se avessi avuto bisogno di qualcosa devi chiamarlo, se avevo febbre e tachipirina. Ecco, fortuna volle che sono riuscita a parlare con lui, Direi perché proprio di sennò sì. è impossibile, impossibile parlare. Ecco. Va bene, no, insomma signora, allora intanto la ringrazio perché comunque è stata una bella chiacchierata, la prima telefonata che abbiamo fatto questa mattina. Adesso Lorenza e Stefano sono le persone che, se continueranno, diciamo, a farlo, ascolteranno i positivi. E poi ovviamente se dovesse avere qualsiasi necessità siamo qua, ecco, sia Va dal bene, punto di vista scusami. sanitario, se dovesse non riuscire a Sì, interagire, siamo qua, va bene? la ringrazio molto. Buon Grazie lavoro e grazie per tutto quello che ha fatto per la nostra città. a lei. È Grazie grande. signora, veramente di cuore. Un Sono un abbraccio. uomo. No.
solo per il Covid-19, ma per i temi più generali anche successivamente. Ed è una proposta che pensavamo di fare anche successivamente attraverso l'assessore Luise, che è il presidente dell'ambito socioassistenziale, all'ambito tutto. Ecco. Quindi partiamo con Monfalcone che con fondi propri intende investire su questo, e poi non è detto che appunto se il risultato sarà positivo, e in che caso positivo? Nel caso in cui, come è stato già visto anche stamattina, le persone hanno la soddisfazione di avere un riferimento e si sentono più sicure, tra virgolette, ecco, perché la sicurezza di essere, di importare per qualcuno, ecco, noi riteniamo che sia importante.